ma che ci fa Peppe Zulo, identità golose? Food for intelligent people è il motto di Peppe Zulo, cibo semplice per le persone intelligenti, e oggi interpretiamo questa cucina antica però che è anche un po' moderna. Praticamente stiamo facendo del cibo per quelle persone che hanno esigenze particolari, che hanno intolleranza per il glutine, però in più anche un cibo vegano, un cibo vegetariano, perciò un cibo molto naturale. Io credo che oggi più che mai abbiamo il dovere, ma anche il diritto di mangiare delle cose che ci fanno stare bene. E facciamo mangiare i piselli anche ai bambini? Anche perché tra le varie tipologie di pasta abbiamo anche una pasta fatta con piselle verde, ma in questo caso questa in particolare è fatta con ceci bio straordinario, ecco, che diventano forma di pasta cui i bambini si tuffano, li mangiano, così li faccio mangiare dei legumi. Qui si parla di fattore umano, quindi quanto vale il fattore umano ancora oggi? Ma secondo me il fattore umano è la cosa più importante, perché se non c'è umanità nelle cose che facciamo, nella vita che conduciamo, vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. Il cibo sicuramente ha bisogno di umanità, di tanta umanità, perché se facciamo un cibo disumano vuol dire che sbagliamo tutto. E noi oggi, ecco, questo cibo io lo chiamo cibo umano perché dietro c'è un'anima dentro, c'è tanto lavoro, ma fondamentalmente poi c'è anche la terra che ci aiuta, che grazie a Dio, insomma, non è ancora disumana, almeno noi nel nostro territorio, nella Daunia, in questi luoghi riusciamo a fare ancora dei piatti straordinari, anche perché abbiamo delle materie prime straordinarie. Beh, oggi faremo questo piatto un po' particolare, perché vogliamo fare praticamente anche per queste persone che hanno problemi, come dire, di intolleranza al glutine, far mangiare un piatto particolare, insomma, che molte volte c'è, cioè, uno quando vede questi signori che mangiano dei piatti poco interessanti. Io oggi voglio fare un piatto molto interessante, perciò abbiamo fatto praticamente questa casereccia, eccola qua, di lenticchie gialle, perciò abbiamo gluten free, e a questo aggiungiamo della zucca, e alla zucca lo zafferano, eccolo qua. Mi racconti questa ricetta in pugliese? Ma questo è un piatto fatto che caga goz. La pasta è fatta che lenticchie, con lenticchie gialla, e oggi invece una cosa particolare, sempre pugliese, perché stanno dei ragazzi in Puglia che stanno facendo un lavoro straordinario. Ne abbiamo uno a Carapelle, Pasquale, che fa una cosa favolosa, dei ragazzi su San Giovanni Rotondo e altri ragazzi verso Zapponeta che stanno producendo zafferano, anche perché da noi zafferano, la pianta, si trova selvatica anche sul Gargano, e io oggi voglio fare questo grande piatto con gluten free, vegan, vegetarian, però di classe, con un bel tocco di zafferano.